Bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video. Io sono Xuder e ragazzi, allora come state? Guarda qua, guarda che bello questo sfondo, porca vacca. Ma guarda che meraviglia ragazzi, quanta roba hanno messo sulla season 5 e quanta roba stanno mettendo. Perché voi pensate che dite sì, quelli di Epic hanno già fatto la season 5, stanno già facendo la season 6, ed è vero ragazzi, assolutamente vero, ma c'è una fucilata di roba che i miei informatori stanno trovando per quello che riguarda la season 5 e che vedremo nelle prossime settimane, tra cui ragazzi oggi vi mostrerò della roba veramente veramente molto interessante. Andremo a vedere tre nuovi balletti che stanno per arrivare nei prossimi giorni, andremo a vedere un'arma, una nuova arma che è stata recuperata nei file di gioco e chiuderemo ragazzi parlando di un nuovo parco giochi che stanno preparando per noi. Quindi ragazzi, ciancio alle bande, bando alle ciance, ringrazio subito i miei informatori, quello che succede su Twitch e YouTube, il Fabione, che fanno i matti ragazzi. Andiamo subito subito a vederci tre balletti di prepotenza. 3, 2, 1 e mezzo. Sbadin! Allora calmi, allora con molta molta calma. Come vedete ragazzi, c'è la Goal Trooper qua alla mia sinistra. Andiamo a vedere insieme il primo suo balletto. Niente di esagerato. Aspetta, la rivediamo. Sappiamo ragazzi che nel pass battaglia e anche nelle prossime skin che arriveranno verrà un po' di ambientazione wrestling. Abbiamo visto ragazzi che circa a metà del pass battaglia si sblocca uno spray con il tipo macho che fa GG sul petto, e ieri nel video che abbiamo registrato abbiamo visto le due skin che arriveranno prestissimo, probabilmente fatte per omaggiare il mitico Rey Mysterio. Questo ballo che avete appena visto ragazzi non è altro che il completamento di un possibile set wrestler che andremo a vedere insieme. Proseguiamo, proseguiamo ragazzi. Questa è la mia preferita. Minchia, tutto sciallo. Veramente, veramente meravigliosa anche quella che abbiamo appena visto, ragazzi, il ballettino proprio che te la godi quando fai quel ballettino lì, tutto sbrimbrili, tutto sbrimbrili, ci sta un botto. Andiamo a vedere l'ultima, ragazzi, che non abbiamo ancora visto, molto interessante. Ma perché ragazzi? Un'altra emote dedicata ancora ragazzi ai pescioni. Abbiamo visto sempre che nella nuova, nei prossimi giorni verranno portate come skin anche quella dello squalo, che praticamente c'ha un vestito tipo quella del... come si chiama? Quello del putrido pantano che c'ho anche io, dell'anfibio, quello verde, no? Che in realtà è un costume. Con lo squalo sarà lo stesso, come dorso lo squalo avrà una pinna e, perché non abbinarci, questa emote, no, questa emote che non c'è più oramai, del hopla che prende il pescione e lo mostra a tutte le persone. Questi ragazzi erano i tre balletti che ci sono su Fortnite, che arriveranno prestissimo, tre dei nuovissimi balletti che vedremo. Ma andiamo avanti ragazzi con un'immagine che proprio mi tengo ragazzi, l'immagine del mi tengo, non potete non guardarla. È stata recuperata ragazzi questa immagine nei file di gioco, non sappiamo se apparterrà al Battle Royale o a Salva al Mondo, credo sia più per il Battle Royale. Io ve la faccio vedere ragazzi, attenzione, attenzione ancora un attimino, l'abbiamo persa, l'ho persa, non l'ho persa. 3, 2, 1, Asafatan, no, ho sbagliato. Va bene, allora guardiamo questa ragazzi, questa è quello che vi dicevo relativo al parco giochi nuovo ragazzi.
come vedete, hanno recuperato nei file di gioco questa immagine leggermente tagliata in alto, ma non ci interessa, che ci fa vedere esattamente qui Gabri chiavrando. Money, 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 money. Yo, Giala, Giala, cin, cin, blin, blin, so che Giala. Così ne vanno. Che ne sei in Frost Rocket, grazie. Come vi stavo indicando, qua, guardate questa cartella, raga. Dinosaur Park. Quindi ci sarà un parco dei dinosauri, ragazzi. Con tre sottocartelle, Materials, Meshes e Texture. E nella seconda cartella noi andiamo a vedere che ci saranno brontosauri, come vedete proprio là in alto, triceratopi e tirannosauri Rex. Quindi ragazzi, il nuovo parco dei dinosauri è ufficiale, è confermato. Andremo a vedere dove verrà posizionato, perché sappiamo ragazzi che nella nuova location, mi sembra, non li ho ancora visti, ci sono i dinosauri ragazzi, ma non c'entrano niente con il parco che in realtà arriverà prestissimo. E per chiudere ragazzi, attenzione, l'immagine dell'arma che vi avevo detto, vediamo se va, non va, ve la prendo io, non c'è nessun problema. Ve la metto io di prepotenza, raga, non preoccupatevi. Ah, giustamente perché non l'avevamo salvata nella posizione giusta, ragazzi. Prot! Eccola qua, raga, la nuova immagine dell'arma che sta per arrivare, ragazzi. Incredibile, sembra davvero un classico AR come quelli che siamo abituati a vedere. Potrebbe addirittura andare in sostituzione al nuovo AR. Non sappiamo se arriverà su Salva il Mondo, sembra più un... non è un Kalashnikov, però ci assomiglia parecchio. C'è Gabri, e Gabri l'abbiamo sotto, ce l'abbiamo sotto. Il nostro Gabri chiabrando. Così col balletto. Sa che Giala! E ne fa chi sono Giala! Bling bling! Sì che Giala, Giala, che ne sei in Frost Rocket, grazie! Come vedete ragazzi, trovata nei file di gioco, probabilmente caricatore ampliato, potrebbe magari andare a sostituire la R. Come sappiamo ragazzi, stanno piano piano, credo, modificando anche tutto il set di armi di Fortnite. Dopo aver sistemato i fucili a pompa, vedremo se la R verrà sostituito da un nuovo AR. Beh ragazzi, io vi ringrazio davvero tantissimo per aver guardato questo video, vi ricordo un bel pollicione in su, se vi è piaciuto iscrivetevi in tantissimi al canale per rimanere aggiornati su tutti i leaks e le novità che troveremo nella Season 5, e noi ci vediamo stasera con i fans in live, ciao!